fatto questa pagina. Valentina Zaffara. Grazie e buonasera a tutti. Chiaramente ci eravamo dati questa, avevamo fatto un patto, 5 minuti ciascuno anche per andare al sodo. E innanzitutto vi ringrazio di essere qua, si sente? Sì? Sì. Ok. E ringrazio Diego per quello che ci ha illustrato. In alcuni punti correvi, però era, immagino, dovuto al fatto che c'erano talmente tante cose da dire che anzi lasceremo lo spazio eventualmente per le domande dopo per poter approfondire su qualcosa in particolare. Stiamo pensando al fatto che la documentazione sarà chiaramente accessibile ed è importante questo lavoro di raccolta delle informazioni e di come dire, resa organica della lettura di tutto questo sistema, perché è un sistema complesso e ritengo anche che la complessità di come funziona sia la programmazione del 14-20 e di come anche le precedenti programmazioni sono state condotte, che non aiutano sicuramente la ricaduta positiva poi sui territori. Mentre tu parlavi, io come dire, speravo che tutto quello che tu ci andavi un po' dicendo, spiegando, come ho pensato, chissà se al 2020 riusciremo realmente a vedere concreti e realizzati gli effetti di questa programmazione. Se così fosse, forse questa Sicilia potrebbe avere un altro aspetto. Io appunto pensando, mentre tu parlavi, mi veniva invece il fegato grosso quanto una casa, perché noi invece abbiamo visto, almeno in questi ultimi 2 anni in cui siamo all'interno delle istituzioni, ancorché questa sia materia che si tratta però tutta a livello amministrativo, e questo vorrei anche fare questo distinguo, questa è tutta ciccia che si struttura all'interno nel rapporto tra Bruxelles, regione e comuni, o almeno finora questi sono stati i meccanismi di lavorazione, no? dell'individuazione dell'obiettivo, dell'impegno, dei fondi, della spesa, della rendicontazione e della certificazione. Pertanto tutto quello che voi avete visto, che praticamente si può in un certo senso pensare a ritroso, è quello che è già avvenuto con somme inferiori per il 2007 e 2013, non è passato dall'Assemblea regionale siciliana. Cioè il concetto è questo, e purtroppo è anche questo un nodo secondo me importante, e dovrebbe partire da qua una riflessione su come avvengono i processi di partecipazione e di il cosiddetto partenariato, no? la partecipazione di tutti gli enti, perché e questo è un punto anche fondamentale. Tu dicevi uno dei punti di questa nuova programmazione sarà la partecipazione dei cittadini. Bene, noi ci crediamo fortemente in questo punto ed è questo l'anima su cui ogni giorno per noi si fonda l'agire politico, però allora quando io sento parlare di società che dovranno lavorare su questo aspetto ho sempre un po' drizzavo le antenne, perché se io penso ad una partecipazione dei cittadini non convogliata in maniera anche spontanea per quella partecipazione, come dire, alla cosa pubblica, no? Che noi sviluppiamo nell'esperienza della nostra vita, ma deve essere in un certo senso indotta da una qualsiasi società privata che venga qui a dirci come fare, io ho qualche punto di sospendo un attimo il giudizio. Ecco, e questo potrebbe essere un dato da approfondire. E anche perché proprio sui meccanismi di partecipazione, proprio il Movimento 5 Stelle, per esempio, nonostante tutte le resistenze da parte degli altri deputati, ha approvato la possibilità che in tutti i comuni della regione siciliana ci sia il 2% del bilancio dato come gestione e individuazione degli obiettivi per questa porzione alla partecipazione dei cittadini, e quindi sono piccoli frammenti, potremmo dire, che proprio però fanno leva. In questo momento abbiamo per esempio avviato tutto l'iter che poi vedrà, e questa è una notizia che vi intendo darvi in questo momento, il referendum consultivo relativo alle trivellazioni. Mai un referendum consultivo si era fatto nella regione siciliana per lo spessore appunto della ricaduta che questa può avere. Quindi
Secondo me questo può aprire una riflessione ancora maggiore e più importante su che cosa intendiamo realmente per livelli di partecipazione dei cittadini. Ora, mentre tu parlavi, io pensavo appunto alla situazione relativa al dissesto della nostra provincia. Me ne sono occupata in prima persona perché in quanto anche messinese sono stata anche sollecitata dai cittadini che hanno avuto le tristi esperienze dal 2009 in poi, sia degli alluvionati, diciamo in seguito alle alluvioni, sia anche dei eventi franosi che hanno interessato per esempio il comune di San Fratello. Ecco, se tutto fosse veramente così, penso a questo punto questo, tutto è, il castello è fenomenale. Però dobbiamo capire, secondo me, come cittadini, come avviare dei processi che siano semplici. Perché il problema è che i soldi, è la cosa che fa più ingrossare il fegato, è che i soldi ci sono e non riusciamo a spenderli. Cioè si fermano nelle trame del... Io non so se da un lato c'è forse una mancanza di specializzazione da parte, e non voglio accusare tanto per fare polemica, ma comunque di questa classe dirigente siciliana, poco aggiornamento, poca specializzazione, infatti vi dicevo è molto difficile questo sistema se non lo si segue passo passo. E dall'altro lato chiaramente ci sono i rivoli della corruzione che invece sono velocissimi, ecco, quelli sono molto oliati. Vi dico, per avere diciamo un plafond di 700.000 euro dal fondo regionale, perché a un certo punto non c'era più niente per gli alluvionati della provincia di Messina, abbiamo dovuto penare 2 anni. E io ad oggi, cioè, e questo ha significato per me stare col fiato sul collo praticamente sulla persona del dirigente Foti, dirigente della protezione civile, il quale non aveva nessuna intenzione fino al 31 dicembre dello scorso anno di impegnare questi fondi per le criticità del messinese degli alluvionati. Qua non si tratta chiaramente di una finalizzazione di territorio, non me ne frega niente, io neanche le conosco queste persone, però sono persone che ad oggi, molte di queste, non tutti chiaramente, non hanno una casa e allora non hanno un tetto. E se noi andiamo a vedere, io avevo fatto una raccolta, diciamo, di quanto è stanziato proprio dalla protezione civile e quindi come fondi regionali in questo momento sul bilancio regionale, noi abbiamo 813.000 euro, che sono nulla. Poi abbiamo spalmati questo su 4 capitoli: investimenti prima assistenza calamità, interventi prima assistenza, investimenti mezzi e reti prima assistenza. Poi abbiamo avuto assessori infrastrutture sempre su fondi regionali 848.000 euro, che attualmente sono ancora lì perché non sono stati spesi, fondi sempre regionali dell'assessorato territorio e ambiente per zone colpite da eventi calamitosi e protezione del territorio dissestato euro 0. E ancora, lavori per zone colpite da eventi calamitosi, 136.000, praticamente un appartamento, neanche troppo il centro ci sta. Dopodiché ci rendiamo conto che da un lato i fondi regionali non esistono più, in questo momento il cordone ombelicale con Bruxelles diventa sempre più, non so se dire purtroppo, da un certo punto di vista, con una certa logica, però comunque considerando il fatto che sono pur sempre soldi nostri, diventa sempre più legante. D'altro canto però, se noi non riusciamo a spenderli, come del resto è la situazione dei 5 milioni in questo momento destinati, io non so se poi lo stesso progetto sull'area di Scaletta per la ricostruzione, mi sono sentita dire dal dirigente appunto che sono attualmente ancora nella fase della programmazione, il che vuol dire che prima di arrivare al progetto esecutivo chissà quanto passerà. Però peccato che Scaletta è di quale anno? 2009, cioè questa gente continua ancora ad andare al cimitero portandosi la bara purtroppo su un'ape, così mi hanno raccontato, ma comunque. E questo è un po' quello che poi succede. Io ho voluto riportare e fotografare sostanzialmente quello che su questi aspetti proprio ho visto.
la speranza è che cambi sicuramente questo sistema. Poi, rispetto all'argomento invece dei beni culturali, ci siamo passati il tempo a girare un po' per la Sicilia e vabbè, oltre alla situazione drammatica che purtroppo si rileva sotto tutti i profili, il profilo della fruizione, il profilo dell'informazione, noi non abbiamo attualmente attivi i cosiddetti servizi aggiuntivi che sono previsti per legge e avremmo l'obbligo inserito appunto nel decreto Franceschini di aprire ogni prima domenica del mese i musei, le archeologiche e la fruizione gratuita. Soltanto che in questo io ho dovuto telefonare il sabato pomeriggio al dirigente dell'assessorato per i mutuali, perché se voi oggi vedete, proprio a livello di informazione, no? Se voi oggi vedete sul sito del MIBAT le indicazioni dei siti che sono aperti e il link da cliccare, è soltanto merito, diciamo, del Movimento 5 Stelle, diciamo nostro, perché mi sono messa a picchio, perché praticamente c'è la pagina con tutte le regioni che avevano i loro siti indicati, col sito link per vedere orari di apertura e di chiusura, diciamo le informazioni normali che una persona che voglia viaggiare e venire in Sicilia, giusto, che voglia prenotare un aereo e sapere che comunque arriva e trova qualcosa da vedere del patrimonio inestimabile che abbiamo, non c'era nulla. E mi sembra che l'iniziativa è cominciata a dicembre, gennaio, ancora non c'era nulla. Poi abbiamo visto che hanno messo il sito della regione siciliana, dell'assessorato beni culturali, oggi esiste l'elenco. Però se io devo vedere 3 mesi passare per avere pubblicato un elenco che deve fare esclusivamente informazione, mi metto le mani nei capelli. E questa è stata soltanto una delle questioni. Perché per esempio ho fatto l'accesso atti relativo agli introiti, alla differenza degli introiti nei musei, parchi archeologici, archeologiche siciliani, e praticamente di media l'introito dato dallo sbigliettamento è del meno 10% rispetto nel 2014 rispetto al 2013. Quindi di che stiamo parlando? Cioè, io rimango veramente in vita, ecco, rispetto alla situazione attuale. Del resto è stato proprio l'assessore Purpura che si è insediato nel Crocetta Ter a inizio novembre, che ha dichiarato, forse cioè, candidamente, però ha dichiarato anche aprendo le braccia, la dotazione che noi avremo per la prossima programmazione, che appunto tu dicevi ammontare a non più di 100 milioni, è esattamente il 10% della programmazione che avevamo dal 2007 al 2013. Quindi voi pensate che noi oggi andiamo nei siti, sono passato il tempo a girare per Segesta, Selinunte, Eracle Amino, sono andata veramente dappertutto per vedere la situazione reale, anche dei siti più piccoli. Se vi dovessi raccontare la situazione che ho, forse perderemmo troppo tempo. In questo momento non ci sono neanche i cartelloni per indicare di che cosa si tratta, se sono indicati in inglese già è qualcosa, e molte volte la traduzione dei fatti in inglese è pedissequamente come tradotta, sembra tradotta con Google, col traduttore di Google, e per quello sono stati comunque spesi i soldi europei. Ora, una speranza ce l'ho, ed è il portare pienamente a termine la legge 20 del 2000, legge regionale 20 del 2000, che è la legge che istituisce i parchi archeologici. Se questo assessore sarà capace, io lo spero, perché comunque è una persona che in questo momento non ha fatto nulla per cui dovrei dargli addosso, ma al tempo stesso ancora chiaramente attendiamo le sue azioni con 2 anni praticamente di vuoto, a parte praticamente l'avere strappato i coin al ministero così per caso quasi, avranno la possibilità e la capacità di avviare per tutti gli altri parchi archeologici quello che è stato fatto al parco archeologico di Agrigento, che in questo momento ha autonomia di bilancio, che in questo momento ha avuto una buona diciamo spesa dei fondi, cioè proprio l'autonomia di bilancio ha fatto sì che i fondi introitati venissero spesi nella stessa struttura, che i soldi introitati venissero spesi per la progettazione e anche per la richiesta diretta
di fondi europei. Allora probabilmente noi potremmo avere la possibilità che un fermento nuovo ci sia. Come dicevi tu, infatti, attualmente la regione non ha idea di come si dovrà spendere quel 10%, perché è troppo poco. Prima era troppo e la rete di spesa non è stata praticamente coordinata in alcun modo, per cui comunque anche la frammentazione e il contatto diretto tra Bruxelles e i comuni, che dovevano fare rete ma non hanno mai fatto rete, in cui ricadono chiaramente i siti archeologici, non hanno avuto i comuni stessi forse anche le professionalità per poter avviare questi processi. Oggi abbiamo troppo poco e pertanto ritengo che soltanto il fare rete, soltanto il mettersi insieme a livello territoriale possa rimettere a frutto tutto questo, anche perché, e concludo, se noi andiamo a vedere, cioè se questi sono siti che devono essere raggiunti in qualche modo, c'è bisogno di infrastrutturazione, ma proprio in questi giorni stiamo parlando della mancanza di infrastrutturazione e di soldi per le infrastrutture ferroviarie, per esempio, in Sicilia. Quindi anche io fossi, diciamo, non ho il ruolo per farlo, ma lo potessi fare, chiederei a Bruxelles e poi invece all'assessorato regionale lo chiederò chiaramente, come non l'avessimo già fatto, come pensate di parlare di ammodernamento, come pensate di parlare di sviluppo, come pensate di poter parlare di futuro che si basi sul turismo e sostanzialmente sul godere di questa fruizione dell'immateriale, no? Perché in fin dei conti noi vorremmo e ci possiamo riuscire vivere, sembra una frase, un adagio ormai, vivere di turismo si può, vivere di bellezza, di cultura si può in Sicilia, però io devo poterla fruire. Consideriamo il fatto che nel contratto di programmazione 2012, perché è retrodatato, 2016 delle ferrovie con DRFI, col Ministero, abbiamo addirittura finanziamenti sottratti in riduzione. Per cui, ecco, è tutto un quadro. Io purtroppo ho voluto farvi venire il fegato grosso, come viene a me il fegato grosso, perché se noi non capiamo quali sono stati i danni, ma li sappiamo molto probabilmente, e le criticità che hanno portato all'aver disperso occasioni fondamentali nella recente programmazione, non riusciremo, secondo me, ad avere le leve giuste per poter sfruttare degnamente quanto ancora, per fortuna, diciamo, ci ricade, ma è tutto nostro. Io vorrei ribadire il concetto che sono tutti i soldi dei contribuenti, dei cittadini. Grazie ancora.